in questo nostro splendido contesto, in una iniziativa che è promossa da una notevolissima serie di enti, istituzioni, associazioni, la prima delle quali è la Fondazione Gramsci Emilia Romagna, che ho l'onore di presiedere, in un contesto civico di grandissimo rilievo. E ascoltare, ed è una cosa direi più unica che rara nel nostro paese, ad ascoltare le riflessioni pubbliche di un sindaco che vuole riflettere insieme a una rappresentanza di cittadini sopra una questione non immediatamente legata a problemi amministrativi, ma di alto profilo, direi una questione strategica per la qualità della vita civile della città, ma ovviamente non solo. La questione è studiare la storia. Allora, studiare la storia, detta così, sembrano i compiti a casa che in età molto remota venivano dati agli studenti prima che i ministri si accorgessero che è meglio non darglieli. E in realtà vuol dire l'esistenza di una collettività, l'esistenza di una collettività democratica, nel caso nostro, non può essere concentrata nel puro presente, nell'attimo, benché un'intera cultura, benché i messaggi sia politici sia economici vadano sostanzialmente tutti in questa direzione, noi non ci possiamo permettere di perdere lo spessore storico della nostra esistenza. Chi perde lo spessore storico della nostra dell'esistenza perde anche la capacità di progettare, di proiettarsi verso il futuro. È possibile invertire un trend di smemoratezza? È possibile invertire un trend di eterno presente? È possibile recuperare capacità critica verso il proprio passato? È possibile portare il passato saputo e conosciuto al presente? È possibile orientarci nel presente sapendo che a questo punto ci siamo arrivati e non siamo stati come paracadutati da un qualche velivolo che non tocca terra, ma siamo giunti a essere ciò che siamo? È possibile, a partire da questa consapevolezza, migliorare la qualità della nostra autopercezione e migliorare quindi la qualità della nostra vita democratica? Questi interrogativi sono stati fatti proprio dal sindaco di una città che sulla cultura, sulla produzione di cultura ha fondato il proprio destino sostanzialmente. Ed è un avvenimento assolutamente rilevante e assolutamente eccezionale, questa riflessione pubblica del più importante amministratore della città sopra una questione democratica così raffinatamente decifrata, sopra una problematica così intelligentemente individuata. Sono quindi lieto di dare la parola a Virginio Merola, sindaco di Bologna, che ci parla sul tema studiare la storia per riprendersi lo spazio e il tempo. Prego. Grazie davvero a tutte e a tutti per questa occasione. Ringrazio il professor Galli e tutte le associazioni e i cittadini presenti. Vi ringrazio per questa possibilità che oggi mi date di intervenire sul tema dello studio della storia e di farlo in qualità di sindaco e cittadino. In un recente incontro con il professor Cammarano, che è qui con noi e che ringrazio, che è professore ordinario di storia contemporanea, nonché presidente della Società Italiana per lo Studio della Storia, ho condiviso con lui una preoccupazione per il provvedimento con il quale è stata abolita la prova di storia
all'esame di maturità. Ho firmato volentieri la petizione per il ripristino della prova di storia, di cui il professore, insieme a tanti altri storici, si è fatto promotore, e ovviamente invito tutti a firmarla, ed è mia intenzione coinvolgere il Consiglio Comunale con uno specifico ordine del giorno su questo tema. Noi tutti usciamo di casa, prendiamo un treno, conosciamo altre persone, sono tutte azioni che fanno parte della nostra vita quotidiana, la mia, la vostra. Io parto da questa quotidianità perché senza lo studio della storia queste azioni nostre quotidiane almeno per me sarebbero state diverse. Non alludo solo al fatto che vengo riconosciuto e fermato come sindaco, ma anche prima. Fare queste azioni senza un tracciato storico che ci aiuta a collegare e connettere è un po' come vagare nel buio. Senza la storia, quindi, noi siamo di fronte al rischio di una marmellata indistinta che magari sfoga le nostre curiosità, ma non ci permette, a mio avviso, davvero di comprendere e di orientarci. Ricordo insieme a voi che un anno fa il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio di fine anno, metteva in guardia dal rischio di una società che vive nell'eterno presente. Lo faceva all'interno di un messaggio che ricordava la generazione dell'89, quella che aveva combattuto la Grande Guerra, di cui quest'anno abbiamo ricordato il centenario della fine. Ho fatto mio più volte nel corso di questi mesi questo richiamo all'eterno presente nel quale oggi siamo avvolti in una stretta a volte soffocante. La decisione di spostare, di non prevedere la prova di storia per me non è una questione di politica di parte, perché la commissione che lo ha deciso era stata nominata dal precedente governo. Ma indica, diventa un dettaglio importante su un tema che invece secondo me non va preso sotto gamba ed è rilevante. Non credo che si possa togliere considerazione per una prova di storia adducendo soltanto il fatto che una percentuale bassissima di studenti faceva la prova. Questo fa parte un po' di un leitmotiv che oggi va per la maggiore. Che giudica le questioni sulla base delle quantità, trascurando il fatto che così c'è un invito all'omologazione anche per le giovani generazioni, quando la scuola e lo studio dovrebbero sostenere invece e consolidare innanzitutto la capacità critica dei nostri studenti. Per questo io penso che si deve restituire alla storia un posto importantissimo, e lo studio storico vada esteso alla prospettiva antropologica, alla riscoperta anche della geografia umana, con una ricerca attenta alle connessioni e agli intrecci tra dimensione locale e dimensione globale, per essere consapevoli degli ordini che si stanno disordinando o declinando, dei nuovi ordini nascenti nelle nostre società e nel mondo, e di come si formano e si combinano nel concreto divenire storico. È importante questo aspetto, perché credo che sia importante per tutti noi insistere sulla storia come spazio dove trovare un senso, una destinazione alle nostre esistenze individuali e collettive. Lo si può fare anche con un approccio negativo, ma anche questo fa parte della nostra storia. Tucidide ci diceva che i ricordi degli uomini sono strettamente legati alla sofferenza. Beh, l'abbiamo sperimentato sia a livello individuale che collettivo. A livello collettivo, chi di noi non ricorda le stragi che hanno dovuto subire la nostra città? Chi non ricorda ad esempio il 2 agosto o Ustica? Penso che quella sofferenza però abbia prodotto per la nostra comunità questa incredibile storia di una città che ogni 2 agosto riprende insieme il cammino in corteo per chiedere verità e per chiedere giustizia.
Per questo anche, per questo rischio di eterno presente, ma anche per queste considerazioni che sono patrimonio della nostra società, comunità cittadina, ho concordato con il Rettore di attivare una convenzione specifica con l'Università per istituire e selezionare un ricercatore sui temi dello stragismo e delle reazioni allo stragismo, che sono altrettanto importanti da studiare anche per la storia della nostra città, con una convenzione che sarà finanziata dal Comune per 3 anni, in modo da incardinare nell'università, cosa che oggi è mancata per diversi motivi, un settore specifico di studi sullo stragismo. In particolare uno studio che ci permetta di utilizzare tutte le documentazioni e gli archivi delle associazioni delle vittime di Ustica del 2 agosto e di farle incardinare insieme nella ricerca universitaria. Certo, oggi che parlo su invito di tante istituzioni e associazioni che fanno vivere il tema della storia in forme diverse nella nostra città, vorrei anche proporvi una lettura, un punto di vista che spero possa essere utile per un impegno comune, quello di riaffermare il valore della ricerca e dello studio della storia come innanzitutto ed essenzialmente consapevolezza critica della complessità delle questioni e insieme del pericolo di inseguire le risposte semplificate che oggi il populismo offre alle insicurezze, alle diseguaglianze e alle paure che vivono tante persone. Voi mi insegnate che complesso ha il significato di intreccio, non di complicato, di intreccio. Credo che sia importante in un momento dove si tende a dare risposte semplificate a problemi complessi e su questo si guadagna consenso, indipendentemente poi dalle conseguenze di queste risposte semplificate, chiedere che insieme noi si rifletta su come invece riportare questa attenzione a una conoscenza che sia frutto anche di una consapevolezza delle questioni da affrontare, sia per la propria storia personale che per quella collettiva. Quindi credo che abbiamo bisogno, da qui il fatto che mi faccia molto piacere vedervi tutti insieme, di una discussione di merito approfondita, di cui ho solo l'ambizione di dare l'inizio, che si debba tutti noi insieme rilanciare nella nostra città il valore e la pratica della storia moderna e contemporanea. Moderna e contemporanea. Perché continuo a pensare che questa sia la vera cifra del futuro della nostra città e che mettendo insieme tutte le esperienze di questa città nei diversi campi, dalla scuola all'offerta culturale al mondo delle imprese, la nostra cifra vera continua a essere quella che la nostra tradizione è sapere innovare per usare meglio le diverse prospettive anche delle vostre associazioni e dei vostri istituti e per concentrare la nostra attenzione sulla qualità e la quantità delle esperienze didattiche di storia delle nostre scuole pubbliche e per irrobustire e potenziare l'ambito dell'istruzione permanente degli adulti. Sono due questioni sulle quali vantiamo una consolidata esperienza e una buona capacità di incidere e di impegno. Ma credo che alla luce di quanto sta avvenendo nel mondo e nel nostro paese sia importante anche che invece noi apriamo una riflessione insieme. È sicuramente un tema organizzativo fra di noi, ma è anche un tema di rinnovamento delle modalità in cui insieme si fa ricerca e didattica storica. È sicuramente un tema organizzativo perché ognuno ha il suo archivio e il suo centro di documentazione, di rinnovamento di modalità, perché il moderno e il contemporaneo richiedono una forte connessione con il problema del presente, del suo farsi storia e dei suoi possibili esiti futuri.
Se teniamo insieme queste due questioni e se le intrecciamo all'idea di fare della conoscenza il vero punto di forza della nostra città e della nostra comunità, ne abbiamo tutte le potenzialità, in relazione soprattutto alle nuove generazioni, penso che potremo impostare questo percorso che vi propongo per la riaffermazione della centralità della storia nel nostro vivere associato. Abbiamo bisogno di identificare un luogo dove, stavo usando la parola sbagliata, concentrare, dove spontaneamente fare convergere i nostri archivi e i nostri centri di documentazione, che sia un luogo bello e sia un luogo rispondente a queste esigenze di integrazione che abbiamo. Credo che sarà importante condividere una regia condivisa su questo tema che vi sto proponendo, non solo del luogo degli archivi del Novecento, ma di come farli interagire ancora meglio con tutte le nostre attività culturali in città e di come farlo interagire con quanto sta avvenendo, che mi ha piacevolmente colpito quando abbiamo presentato al foyer del Teatro Comunale il tema del patto per la lettura con le 140 associazioni che hanno aderito a questo progetto e con i quali stiamo cominciando un percorso appunto di diffusione della conoscenza. Questo è il motivo per cui ritenevo importante, principalmente per la nostra città, affrontare questo tema. Credo che abbiamo bisogno davvero di comprendere che la questione principale che abbiamo di fronte, la crisi dell'idea di democrazia che abbiamo di fronte, va affrontata con un approccio complessivo e con un approccio innanzitutto di attenzione ai temi culturali. Noi assistiamo nel nostro paese a una privatizzazione della politica che è resa macroscopica dal diffondersi del partito personale. Questi partiti personali hanno in comune un tratto di antipolitica e un piglio autoritario. È il cosiddetto populismo che ha un tratto molto paternalista. Chi si pone invece il progetto di una politica democratica, a mio avviso, non potrà vivere solo di leader, ma di una leadership e di una larga e rinnovata leva di persone appassionate al bene comune. Quindi un tema che vedo e che collego direttamente a quello di una ritrovata consapevolezza dell'importanza della storia è il tema della cittadinanza attiva, della riscoperta di questo tema come tema centrale per la cura e il rafforzamento della nostra democrazia. E su questo tema credo che come in questi anni, come istituzioni, insieme alle associazioni, abbiamo anche sperimentato pratiche innovative di partecipazione. Quello che vedo come problema, per cui oggi mi sento in dovere anche per l'esperienza amministrativa che faccio tutti i giorni, è che questa riduzione della complessità attraverso letture semplificate e risposte semplici a problemi complessi ci espone a tentazioni autoritarie. Ci vuole responsabilità per gli argomenti che si comunicano agli altri, perché continuo a ritenere che la verità sia legata ai fatti e che scioglierla dai fatti significa entrare in un terreno molto pericoloso. Penso che sia opportuno quindi insieme a voi esplorare il campo di una competenza di cittadinanza che affianchi le professionalità della politica delegata alle istituzioni, perché io continuo a ritenere, e questa città ne è la dimostrazione migliore, che i cittadini sono depositari di un sapere sul funzionamento concreto delle cose che è essenziale per azioni di governo efficaci. Si tratta però,
visto che veniamo da questa robusta tradizione di partecipazione civica, di saperlo alimentare, questo sapere, di farlo evolvere verso una competenza civica diffusa che ritengo essenziale anche per affrontare quel muro di distacco e di sfiducia che abbiamo oggi verso le istituzioni democratiche. Io ritengo che la caratteristica del mondo futuro, anche guardando a questo presente un po' contraddittorio, dovrà essere sempre più quella dell'interdipendenza e non quella della frammentazione o dell'indipendenza parcellizzata. Quindi il tema che ci dobbiamo porre, se pensiamo alla storia, è un tema e all'attualità, e secondo me quello di come democratizzare la nostra democrazia per ridare spessore e rilevanza all'impegno civico, chiamando i cittadini non solo a chiedere secondo i loro bisogni, ma anche a dare secondo le loro capacità. Non intendo rifarmi a schemi del passato quando dico queste cose, ma credo che abbiamo bisogno di uscire da una condizione dove una certa passività può ridurre anche i nostri cittadini a clienti o a sudditi. Tutta la direzione attuale nazionale va in questo senso. Sono cliente perché pago le tasse o sono suddito perché mi affido al capo di turno da cui mi aspetto che l'impegno delle promesse fatte. Quindi abbiamo bisogno di una nostra battaglia politico-culturale che cerchi anche di inseguire l'unità vera che tra i cittadini, che è fatta di inclusione. È un valore indispensabile per continuare a fare buona politica e buona cultura attraverso il contatto con la realtà, e quello di verificare quanto del nostro lavoro, anche delle vostre associazioni, sia utile per la società, per il territorio, per le persone a cui si rivolge. Io credo che ci sia bisogno di tenere uno sguardo maggiore sulla realtà, perché prima di cambiare il mondo bisognerebbe conoscerlo e soprattutto condividerne un'interpretazione. Studiare oggi la relazione sociale delle proprie attività e delle proprie interazioni con gli altri, dei propri legami, di quelli che si muovono all'interno della società, scoprire la capacità di cooperare che c'è nella nostra città e rivisitare intorno a questa le capacità di esprimere cultura politica e strumenti adeguati per farla. Come comune abbiamo fatto un regolamento per i beni comuni, abbiamo dato vita a patti di collaborazione con i cittadini. Lo abbiamo fatto perché riteniamo importante dare una risposta di allargamento anche della nostra democrazia cittadina. Riteniamo importante scegliere questa porta stretta da allargare della nostra democrazia e della nostra partecipazione. Per questo io credo noi abbiamo bisogno insieme di riprenderci la storia contemporanea e la storia del Novecento e la storia urbana della nostra città, che da poco è diventata città metropolitana, perché io di fondo ritengo che le città siano il fondamento della possibilità di costruire e mantenere coesione sociale e prospettiva. Lo ritengo anche per quanto riguarda questo tema della convivenza urbana decisivo per la nostra costruzione europea. Quindi, come vi dicevo, regolamento per i beni comuni, bilancio partecipato, partecipazione preventiva sui progetti urbani, sussidiarietà nel campo dei servizi, idee che stiamo sperimentando. Credo che bisogna lavorare insieme per irrobustire e dare priorità a un'idea di partecipazione attiva, di condivisione e di cooperazione attraverso progetti e obiettivi costruiti insieme. E credo che sia necessario usare una parola senza averne paura. Si tratta di fare un lavoro di educazione alla cittadinanza,
ai diritti e ai doveri che dobbiamo sapere riprendere, perché non penso che ci possa essere attività amministrativa adeguata se non c'è anche pedagogia democratica. Uso questa parola intenzionalmente, stanco come tanto forse di voi di sentire che si rappresenta la sovranità del popolo senza mai indagare questa parola e come si costruisce una sovranità del popolo. L'ANCI, l'Associazione dei Comuni, ha da poco presentato una legge di iniziativa popolare, stiamo raccogliendo le firme, quindi grazie anche al lavoro intenso della vice sindaco Marilena Pillati. Noi riteniamo importante che in questo paese si introduca nell'ordinamento scolastico una legge per l'educazione civica, per le relazioni, per la Costituzione, eccetera. E riteniamo importante che questa riflessione nasca, promossa dai comuni italiani, come legge di iniziativa popolare. Educazione civica. Pensare a come fare un lavoro di educazione alla cittadinanza anche attraverso il punto di vista della centralità della storia, io credo che sia importante anche per la nostra città, perché sicuramente la condizione della nostra città è migliore rispetto a molte parti del nostro paese, tuttavia il tema della precarietà, dell'insicurezza personale e del pericolo di frammentazione sociale è avvertibile anche nella nostra città, e penso che anche nella nostra città l'economia non sia più la chiave. La chiave è, sempre più si gioca oggi intorno a una parola che può diventare pericolosissima e che è l'identità. Noi abbiamo una grande tradizione di identità da questo punto di vista. Oggi l'identità che corre il rischio di andare per la maggiore è quella del nazionalismo, dell'identità contrapposta agli altri e dell'identità che si basa su un nazionalismo e su una chiusura nazionalistica. Giocare l'identità in modo diverso, secondo me, è una cosa molto importante anche per la nostra tradizione cittadina. Non fosse altro che mi piacerebbe approfondire insieme a voi se questo gioco di definizione dell'identità migliore e delle parole migliori per usarla non passi oggi attraverso una contrapposizione che dovremmo riprendere insieme. Io contrappongo alla parola nazione la parola patria, e penso che se noi vogliamo essere europei dovremo prenderci anche da parte nostra a carico quanto la nostra comunità cittadina può contribuire a un'idea di patria italiana in una patria europea. Per farlo vi ho voluto tutti qui per dirvi le mie preoccupazioni, che forse sono, ma sono sicuro che sono anche le vostre, perché se la chiave si gioca sull'identità e su un'idea diversa di identità o di pratica di identità, dobbiamo avere presente l'aumento delle diseguaglianze sociali nel nostro paese, la preoccupazione per il futuro dei figli, il fatto che l'immigrazione è diventato l'espediente per indicare il nemico di turno, e quindi dobbiamo insieme attrezzarci al fatto di comprendere quanto la psicologia collettiva delle persone sia un fattore reale da tenere in dovuta considerazione nel nostro agire culturale. Cioè, credo che dobbiamo avere coscienza che è necessario riaprire un dialogo non per esigenze di consenso a idee diverse o contrapposizioni diverse, ma di consenso con il trattino, con trattino senso. Qui abbiamo bisogno di una direzione da perseguire insieme, come città e come paese, sapendo che
dobbiamo rimpadronirci di termini, anche con una rivisitazione storica della nostra esperienza dei servizi sociali, della nostra esperienza educativa, ad esempio, sul fatto di quanto sia compiutamente democratico il termine tutelare e proteggere e il termine lottare contro la solitudine, e di quanto non dobbiamo lasciare questi termini a una narrazione che poi nei fatti la contraddice. Ho sempre pensato che siamo uguali nei diritti fondamentali, penso che sia il caso che cominciamo anche a riscoprire il fatto che non lo siamo nel grado di conoscenza. Certo, gli esperti sbagliano meno degli altri, ma sono esperti. Oggi i media e i social media danno l'illusione di essere informati tutti in modo adeguato e le decisioni pubbliche devono essere prese invece con il minore tasso possibile di ignoranza e disinformazione. Questa ostilità verso gli esperti va a vantaggio di chi sfrutta il rancore verso le élite che oggi hanno sostituito, trasformandosi anche loro in élite, come inevitabile in una democrazia rappresentativa. Quindi io credo che un altro termine che mi preoccupa su Bologna, ma soprattutto sul nostro paese, sul quale una riflessione storica aggiornata potrebbe essere molto utile nell'azione concreta, culturale e democratica, è come rifiutare il dilagante rimbambinimento. Quando non vengono osservate regole di comportamento civiche conosciute, ci sono adulti che reagiscono come bambini con due tecniche autoassolutorie. Si è fatto male per evitare un danno maggiore e si è stati costretti dalle circostanze avverse. Ovviamente, se così fanno tutti, nessuno è responsabile e ciascuno può continuare a vivere pur avendo fatto male. Questo rimbambinimento si porta anche sulle affermazioni che si fanno, tipo quella: ma questo lo dice lei, di fronte al medico che cerca di dire che c'è certezza scientifica che i vaccini fanno bene. Quindi se gli esperti provano a smentire e vengono denigrati o presi in giro per la strettezza delle loro teorie, io credo che ci sia anche un problema di riconsiderare i nostri strumenti. E quindi, quando dico studiare la storia, dico che insieme a voi che la storia non si ripete, ma sicuramente insegna. Voglio aggiungere che c'è una possibilità, studiando la storia, c'è la possibilità di non subirla, che per cominciare a fare la storia bisogna prima conoscerla, che soprattutto la storia insegna che la democrazia è molto fragile quando si trova sotto pressione. Vedete, anche come sindaco è normale, credo, e dobbiamo insieme farcene una ragione, ma anche comprenderne e sentire anche emotivamente questa affermazione. È normale per le persone credere a qualcuno, affidarsi. Non hanno tempo normalmente le persone. Hanno bisogno di tutela, hanno bisogno di protezione, hanno bisogno di essere rassicurati. Anche perché vivere, guardo la siriana, mi viene a ridere, però vivere senza dogmi e con certezze abbastanza relative è molto faticoso. Ok? E quindi penso che la democrazia non sia il regime più mediocre o il meno peggio dei regimi politici, famosa frase di Churchill.
Alla luce di quanto sta avvenendo nel nostro paese, penso che la democrazia sia anche una bella utopia concreta. Non penso che sia mai esistito, che esisterà un popolo democratico fatto di cittadini perfetti e illuminati, anzi, visto le esperienze totalitarie che ci sono state, spero che questo non avvenga mai, ma credo che la storia di questa città possa dimostrare che il mondo si può migliorare molto e si può progredire insieme. Quindi penso che dobbiamo ragionare insieme su quello che può dare di meglio questa città, delle capacità che può mettere a disposizione. E penso che possiamo ragionare, riprendendo con forza quest'idea della storia, intorno a un principio fondamentale che accompagna la storia della nostra città, e cioè che una società realmente libera si basa sulla cooperazione volontaria. È una difficile prospettiva, ma credo che sia un parametro per misurare i nostri concreti miglioramenti. Io penso, in conclusione ve lo ripeto, che chi cerca risposte semplici evita in genere di farsi domande scomode e pensa soprattutto al suo immediato interesse. Però in questa prospettiva che oggi vi propongo di discutere insieme, cioè quella di come irrobustire una democrazia urbana forte e diffusa, credo che ci sia molto spazio per cooperare, collaborare, fare insieme e rafforzare la nostra democrazia urbana. Questi sono alcuni appunti che ho buttato giù, molto lunghi forse, e me ne scuso, per dirvi che io sento con molta urgenza questo tema, e di questo tema dobbiamo saperci rimpadronire insieme, studiare la storia e uscire di casa. Grazie. Noi ringraziamo naturalmente il sindaco Merola di questa riflessione, di queste sollecitazioni, di questi spunti che ha offerto all'intera platea, che sono tanto spunti di carattere intellettuale quanto politico, quanto ancora organizzativo. Penso che non sarebbe male se alla voce del sindaco si affiancasse ora la voce di qualcuno dei molti autorevoli esponenti del sapere storico di questa città che sono presenti. Comincerei con l'invitare a prendere la parola il professore Cammarano, che è presidente della SISCO, cioè della Società Italiana degli Storici Contemporanei. Prego, professore. Allora, tanto grazie per l'occasione, per l'opportunità. Io, come presidente della SISCO, ma anche come membro del coordinamento delle società storiche, che raccolgono storici di storia, della storia moderna, della storia medievale, storia antica, la Società Italiana delle Storiche e gli storici internazionalisti, per cui diciamo un coordinamento che sicuramente rappresenta più di 2000 studiosi. Dicevo, come rappresentante della SISCO, che è la principale delle società, devo diciamo personalmente complimentarmi per questa iniziativa. Non c'era molta fiducia inizialmente quando si è avuto l'ennesimo segno della disinteresse, diciamo così, nei confronti della storia. Non c'era molta fiducia nella capacità di reazione della società civile. Gli storici ovviamente hanno avuto da ridire, ma sembrava più una questione corporativa. In realtà quello che sta facendo Bologna è per noi, diciamo, un'occasione per rafforzare ancora di più la nostra volontà di
cercare di limitare questi danni. E a che danni mi riferisco? Ovviamente quando si è parlato di questo inizialmente, si è fatto riferimento al fatto che in fondo si tratta dell'abolizione di una traccia, l'ha già detto il sindaco, che sceglievano pochi studenti. Ed è la tipica argomentazione, l'ho detto anche in più occasioni, la tipica argomentazione di chi considera lo studente un cliente, dunque un cliente non soddisfatto della storia, non sceglie la storia, allora noi togliamo dallo scaffale quel prodotto, la storia, perché tanto non serve. Ecco, questo tipo di argomentazione si ferma di fronte alla argomentazione più forte di un ministro che cerca di rassicurare dicendo tanto la storia ci sarà lo stesso, eccetera, eccetera, senza rendersi conto, e sono convinto che non se ne rende conto, del danno simbolico che crea quest'ennesima misura che danneggia il sapere storico. Però ci troviamo di fronte a un paradosso. Qual è il paradosso? Ognuno di noi sperimenta apparentemente il contrario nella vita di tutti i giorni. Sperimenta il fatto che la storia è molto presente nei mezzi, diciamo, nei giornali, nei media, in televisione, ci sono dei canali che si chiamano appunto storia, non solo in Italia, per cui apparentemente c'è questa presenza e questa forza. In realtà questo è il prodotto di un'esigenza che nasce dalla società di non perdere il contatto con se stesse, con le proprie radici, ma è relegata a una dimensione di, come dire, memoria, consolazione, passatempo, occasione per la sera dare un'occhiata a filmati interessanti. Quello che si è perso e che è in corso è l'idea della storia come peso e valore politico. Ci sono degli studi molto interessanti che dimostrano come nell'Ottocento, ovviamente anche prima, in realtà gli storici facessero parte dei circuiti in cui si prendeva la decisione politica. E adesso non c'è nessuno storico. E ci sono dei danni enormi nel prendere e nel fare scelte politiche a qualunque livello senza prendere in considerazione, ovviamente nella piena autonomia della decisione politica, perché storico non ha la responsabilità, non ha ruoli politici e non è la bocca della verità né il saggio per eccellenza, ma che il politico non senta il bisogno di avere un riferimento a dei contesti complessi per poter decidere meglio, beh, questa è una realtà di oggi, è una novità di oggi. Voi andate attorno a qualunque grande circuito ministeriale nel nostro paese, non troverete storici, troverete molti pedagogisti, con tutto ovviamente il rispetto e l'attenzione per la pedagogia, troverete molte altre figure di professionisti, di scienze sociali di vario tipo, ma storici no. Perché? Perché la scienza sociale rassicura, dà delle leggi chiare, ci dice qualcosa rispetto al futuro, oppure al contrario, ci preoccupa e dunque mette in moto scelte e decisioni di un certo tipo. Perché la scienza sociale cosa dice? Dice, beh, se sono un demografo, ed è il mio lavoro, nel 2100 saremo 20 miliardi. Se sono un sociologo, cosa dico? La povertà è in rapida crescita in Asia e in Africa più del 200%. Sono cose molto sintetiche, molto efficaci, molto chiare, molto utili a chi non ha tempo da perdere. La nostra società è una società che non ha tempo da perdere. Però dietro questo, che è utile, importante, eccetera, si sta muovendo questa dimensione del presentismo che ci sta svuotando completamente. Ma ci sta svuotando ed è difficile contrastarla, perché la storia, l'ha detto benissimo il sindaco, è complessità. Provate a presentarvi in qualunque altra platea di persone non interessate, non dico la televisione, ma qualunque altra platea di persone non interessate, provate a presentarvi con un discorso complesso e vedrete la reazione. La reazione è quella di chi, dicono i tecnici, si muove attraverso il risparmio cognitivo,
che è l'attuale situazione, no? Informativa, ci induce al risparmio cognitivo. Cos'è il risparmio cognitivo? È la tendenza a far proprio in modo acritico messaggi detti in modo perentorio o assertivo, sebbene non sostenuti da argomenti, prove o riscontri. Ecco, questo è un risparmio cognitivo, abbiamo bisogno di questo. Non vogliamo nemmeno più leggere foglietti delle istruzioni, non parliamo di giornali, gli articoli sono troppo lunghi, bisogna tagliare tutto. Allora questo favorisce questo clima in cui lo storico non può star bene, se è veramente uno storico. Racconto brevemente un fatto successo pochi giorni fa. Sono stato invitato come presidente della Sisco insieme a altri due colleghi da un comune pugliese per discutere la questione che sta dilagando in modo enorme del neoborbonismo e dell'elogio del regno borbonico. E siamo stati invitati a parlare di questa cosa dopo che in quello stesso comune erano andati a parlare dei giornalisti che ovviamente vivono del ricordo e dell'elogio del borbonismo e del vittimismo e del ruolo vessatorio, i piemontesi e tutte queste cose. Tutte cose molto semplici, molto chiare, molto facili. I piemontesi ci hanno invaso, stavamo così bene, hanno distrutto tutto e devo dire molto consolatorio. Siamo andati a parlare in questo comune e abbiamo scoperto improvvisamente che il capo dei Borboni era il sindaco in persona, che è intervenuto con un discorso dicendo: ah no, ma molti storici dicono che in realtà complotto degli inglesi, la massoneria, per cui l'Unità d'Italia, il Meridione serviva per fare la terza guerra d'indipendenza, tutte veramente sciocchezze abissali dette dal sindaco davanti alla sua cittadinanza, perché sentite da appunto diffusori di notizie semplici e false. A quel punto si è alzato questo mio collega, che è uno studioso della questione meridionale, e ha fatto un lungo ma efficacissimo discorso, tanto è vero che non si è mosso nessuno dalla sala, in cui ha contestualizzato la vicenda, riportandola non una questione dei Savoia contro i Borbone, ma la questione del Big Bang prodotto dalla Rivoluzione francese e dai temi del costituzionalismo e dal fatto che quella vicenda era la vicenda di una realtà che coinvolgeva le due sponde dell'Atlantico e andava ben oltre una questione Savoia-Borbone. E però entrando nel merito di alcune questioni, perché immediatamente il tema era diventato la legge Pica, i tribunali militari, i piemontesi di fatto come i nazisti. Ed è stato un percorso affascinante, che però era affascinante perché questo studioso ha passato anni negli archivi, conosceva le cose e ha avuto modo e tempo di argomentare, ed ha argomentato smontando pezzo per pezzo tutte le argomentazioni fasulle e dimostrando come la legge Pica fosse in realtà molto più liberale di quello che sembrava e che faceva parte di una tradizione di leggi delle lotte al brigantaggio, e dimostrando come i tribunali militari avessero in realtà assolto molti più dei condannati presenti, molti più degli accusati presenti, perché poteva muoversi in un certo modo con maggiore libertà e con maggiore garanzie, dando le cifre delle assoluzioni. Più del 70% degli accusati è stato assolto dai tribunali militari. E l'altro, quando una persona che ascoltava alzando la mano, e l'altro 30%, a dimostrazione che insomma c'era l'idea che tutto dovesse essere risolto nel bene, è stato dimostrato che del quel 30% pochissimi sono stati fucilati, e tutta una serie di argomentazioni di fatto ha ridotto a nulla questa immagine vessatoria dei piemontesi nazisti contro i buoni Borbone, e dunque questa cosa è finita con grandi complimenti. Il sindaco, che ha cominciato a chiedere scusa e in un modo diciamo indiretto, e le persone che hanno affiancato lo storico, alla fine
dell'incontro per chiedere ulteriori delucidazioni. Beh, tutto questo però ha significato 2 ore e mezzo, ha significato uno specialista che però ha smontato con i fatti, con le prove, con gli archivi, con i documenti, tutta questa favoletta. Ma la favoletta è molto più efficace, molto più rapida, gira moltissimo nei motori di ricerca. Se si fa una ricerca si vede una impressionante capacità attrattiva di questo modello interpretativo. Sono entrato in questa cosa specifica per dire che in realtà il nostro problema è l'epoca in cui ci troviamo, tutta incentrata su questo bisogno di semplificazioni argomentative, in cui siamo chiaramente in difficoltà. E allora l'unica possibilità che abbiamo è cercare di spingere attraverso gli ambiti educativi a considerare la storia l'ambito della sensibilità indispensabile per capire il presente, mentre purtroppo viene presentata come una raccolta di antiquariato, di notizie del passato che non possono avere nessuna utilità sul presente. E allora le ore ai professionali di storia si riducono, le cattedre di storia si riducono, non in proporzione alle cattedre di altre discipline, si riduce complessivamente, non nella stessa proporzione. E gli storici non hanno alcun peso politico, però le televisioni, le riviste, i giornali, in molte altre occasioni, sono pieni di storia. Ecco, allora l'attenzione è il peso politico della storia, che tutti questi simboli, come questo della traccia, ad esempio, segnalano in netto declino, rispetto al ruolo consolatorio della storia e della memoria. Noi non vogliamo, e diciamo come professionisti, studiosi di storia, combattiamo per evitare che si scivoli sempre di più in questa cosa un po' edulcorata, e stiamo cercando semplicemente di far capire che la storia ci è indispensabile proprio per riempire il presente, che altrimenti rimane una superficie molto vuota. E da questo punto di vista sono d'accordo sul fatto che anche l'educazione civica senza storia è un insieme di formulette di comportamento, articoli della Costituzione, eccetera. Se non riusciamo a dargli lo spessore della storia, questo rimane poco utilizzabile. Allora, e concludo, noi stiamo lavorando come coordinamento per continuare a difendere i simboli. Cosa significa reintrodurre la traccia? Sarà molto difficile, ma reintrodurre la traccia significa far capire alle persone che la storia è importante. E invece non reintrodurre la traccia significa semplicemente lanciare il messaggio: beh, tanto la storia, non interessa più nemmeno a scuola, perché dovrebbe interessare la società? Allora, non è il fatto in sé, è l'aspetto simbolico che ha un peso importante. E creare un ambiente, questo seguo quello che ha detto il sindaco, creare un ambiente sfavorevole alla diffusione del falso, del semplificato, delle fake news, è l'obiettivo dello storico. Grazie. Prego, signora, si presenti, per favore. Intervengo, sono Miriam Ridolfi, sono stata l'assessore che ha coordinato il centro alla strage del 2 agosto. Sono anche un'insegnante, sono stata ovviamente, come vedete dai capelli bianchi, un'insegnante di storia e filosofia, poi sono stata preside del liceo Righi per molti anni qui a Bologna e intervengo proprio per ringraziare in questo caso il sindaco di aver affrontato questo tipo di argomento e come lo ha affrontato, perché
proprio per l'attività che adesso ovviamente volontariamente è dentro le nostre, la rete delle nostre biblioteche continua a svolgere, io penso che il discorso della storia, abbiamo già sentito come viene trattato, sia invece l'unico strumento che abbiamo in mano per rivolgerci alle nuove generazioni. Nessuno conosce la storia, soprattutto la storia che è, noi diciamo, recente, perché ce l'abbiamo in qualche modo ancora addosso, ma in realtà è per i nostri ragazzi, per i nostri bambini anche, ma soprattutto i ragazzi, penso agli adolescenti e a quelli della scuola, è veramente un grande passato. Badate, io ho sempre seguito, sapete che il centro di coordinamento qui a Bologna poi ha dato vita all'associazione dei familiari delle vittime. Bologna è passata da una situazione di memoria a un discorso di etica pubblica su questo tema della strage di Bologna, però siccome tutto succede il 2 agosto, in realtà le scuole sono sempre state tagliate fuori e anche nei documentari che poi sono stati fatti, nelle tante riprese di questo argomento, in realtà poi se si va nelle scuole si capisce che non c'è memoria. Addirittura tutti quelli che sono nati dopo. Adesso c'è un ultimo libro, vi voglio dire questo, che è uscito l'anno scorso, ne sono usciti tanti, sulla strage di Bologna, anche dove eravamo, tutti ricordano, tutti quelli che l'hanno vissuto. Adesso però c'è un libro di poesie, edito dalla Feltrinelli, che nessuno conosce, dove le poesie sono la drammaticità di dire, ma insomma, però questo orologio sempre fermo magari ci dà anche fastidio, oppure, ma anche lì dove ci sono l'elenco dei morti, ma un bel cartellone pubblicitario non andrebbe meglio? Cioè non c'è nemmeno la dimensione di quello che è successo. Allora io credo, io lo sto facendo da tanti anni, di andare nelle scuole, ma naturalmente in questo modo parzializzato in qualche modo, dove ti conoscono, dove ti stanno a sentire, dove c'è un insegnante che magari già autonomamente porta avanti questo discorso. Io credo però che qui a Bologna noi abbiamo bisogno di fare rete su questo discorso, proprio riprendendo il discorso generale della storia, perché nel discorso della reazione di Bologna, esplicitato nella medaglia d'oro, nella motivazione della medaglia d'oro che Bologna ha avuto l'anno successivo, c'è proprio scritto che cos'è la partecipazione, che non è semplicemente sapere rispondere, ma è fare ognuno davvero la parte che è in grado di fare e quindi attuare una serie anche di novità, di iniziative nuove, cioè una partecipazione che non è semplicemente essere d'accordo o non d'accordo o schierarsi da una parte o dall'altra, ma inventare modalità nuove. Questa è la possibilità di utilizzare davvero la storia come strumento contemporaneamente anche di educazione civica. Per cui io chiedo che proprio come da parte del sindaco, cioè da parte della città, ci si prenda carico di questo e si riesca a far rete tra tutte le associazioni. Io adesso allo stesso archivio Pedrelli del sindacato ho ritrovato tutte le modalità con cui il sindacato si è mosso in quella occasione. Non sono modalità, diciamo così, normali e nemmeno scontate, sono modalità che chi partecipava è riuscito a mettere in campo, tanto ad avere dei risultati così positivi che poi sono stati riconosciuti dappertutto. Allora, proprio per questo, utilizzare la storia in questa dimensione, facendo rete in modo tale che questo sia un episodio che è un dramma
collettivo, ma è anche una risposta collettiva, e che questo possa essere utilizzato il 9 di maggio, che è la giornata internazionale delle vittime delle stragi terroristiche, perché noi possiamo arrivare in tutte le scuole con una documentazione appunto messa in rete tra di noi, con il sindaco che se ne faccia carico, nel senso della rappresentanza della città, perché siano poi le scuole a preparare per il 2020 tante possibilità anche nuove di intervenire per il 40° della strage. Se parteciperanno le scuole, se parteciperanno i nostri giovani, quello sarà un 40°, cioè nel 2020, non semplicemente di commemorazione, ma di etica pubblica per tutti. Io per quel che posso, nella rete delle biblioteche dove lavoro, già da anni mi muovo con le mie storie a flash, come indicazioni così generali, perché qualcuno prenda in mano queste cose e le porti avanti. La storia ha questo di grande bellezza, lo dico da innamorata della storia, ha la possibilità di mettere in moto modalità nuove, e questo è quello che dobbiamo fare proprio in una situazione come questa. Scusate. Abbiamo ulteriori desideri di intervenire, riflessioni da presentare a coloro che sono qui. Sindaco, tu hai fretta di andartene? No, io sono come voi a fine serata. Mi premeva semplicemente, ecco, dirvi che quello che vi ho detto, ecco. Poi, se è possibile, proseguire insieme in questo ragionamento e vederci in modo più seminariale, in modo da vedere se riusciamo a concretizzare questo inizio in un percorso comune. C'è un'alzata di mano. Non si sente. Io non l'ho nemmeno vista la persona. Non sembrerebbe. Aspetta un attimo. È nuora di un partigiano. Grazie. E queste due cose hanno guidato la mia vita, la determinazione di mio padre, che non amava parlare della sua esperienza di guerra, come mio suocero non amava raccontare quello che era capitato in Russia e quello che era capitato sulle montagne. Ma ci hanno trasmesso entrambi quella che io definisco una dignità storica, dignità che passava attraverso le parole che nei momenti anche meno prevedibili uscivano dalle loro bocche e che ci facevano capire che in quel momento non avevamo il ruolo giusto nella situazione che stavamo vivendo. E questo è stato trasmesso anche a mio figlio. Ringrazio anche i docenti che ho avuto, il liceo scientifico, io non ero fatta per i numeri, tanto vale che poi sono diventata una studiosa di questioni umanistiche, che portavano gli studenti, avevamo 15-17 anni, a vedere quelli che erano i cinegiornali del tempo in cui passavano queste informazioni che oggi vengono passate attraverso alcuni canali televisivi, quelli che citava prima il professore. Credo che la scuola abbia un grandissimo ruolo nel trasmettere ai ragazzi. Dentro la storia, secondo me, ci sta il far capire ai ragazzi, io ho lavorato con bambini piccoli della primaria, quello che è
il ritrovarsi nelle radici della storia, ritrovare la propria dignità, quella che mio padre e mio suocero mi hanno trasmesso. Senza contare che in campo psicologico, quando accadono grandi dolori nella vita di un essere umano, guarda caso, si va indietro a ricercare le proprie origini. Credo che la scuola abbia un dovere grande, perché in questo momento, ma anche le famiglie, in questo momento i nostri ragazzi, non me ne vogliano i giovani studenti che sono qua, i nostri ragazzi sono distratti da molte cose e credo che noi possiamo seminare germogli nuovi circa gli argomenti che ha citato il nostro sindaco e il professore prima, se anche all'interno delle nostre famiglie trasmettiamo quella dignità ai nostri ragazzi, che spesso, a volte, io ho verificato nel tempo, non per i miei bambini che avevo a scuola, ma per conoscenze varie, non erano stati cresciuti a questa dignità. Una cosa che ve la dico proprio con uno sbalordimento che non appartiene a una signora datata come me. Una svastica disegnata sopra il muro di un palazzo, e quando soprattutto gli anziani si sono infulminati, gli è stato detto: ma cosa hai disegnato? È un disegno, ha risposto questo ragazzo diciottenne. Lì vuol dire che nessuno veramente, io quella mattina quando sono scesa in giardino ho avuto un attacco al cuore, credo che i miei anziani in casa siano ribaltati dentro le tombe, e questo ragazzo ha detto: ma è un disegno. Allora vuol dire che a quel ragazzo nessuno ha mai parlato di niente, di quello che è successo sulla linea del tempo prima di lui e prima dei suoi genitori. Io non so quanto potrò collaborare a queste vostre meravigliose iniziative, di cui vi ringrazio, perché sono vecchia e stanca e con poca salute, ma sarà mio dovere, uscendo stasera, parlare con tutti i miei colleghi che ancora trovo, incontro, sebbene ormai non lavori più, e ai miei ragazzi in classe, alle mie ragazze, alle mie bambine, ho cercato di insegnare a leggere gli avvenimenti che stanno capitando. Non ho detto loro: questo è sbagliato e questo è giusto, non sarei stata una buona educatrice. Ho cercato, speriamo di esserci riuscito, a seminare nei loro cuori e nelle loro menti la capacità di leggere gli avvenimenti, di avere quel giudizio critico di cui parlava. Scusate il mio umile intervento, ma credo che dobbiamo veramente suonare i tamburi per evitare che succedano brutti guai e che tornino brutti fantasmi. Grazie di avermi ascoltato e scusatemi. No. C'è un'altra richiesta di parola, prego. Allora, sono Flavia Marostica e mi occupo di didattica della storia da sempre, praticamente, prima come insegnante, poi lavorando in un istituto di ricerca e poi come formatrice. Allora, occupandomi di storia, parto sempre dalle fonti. Allora, volevo mettere a punto la situazione che riguarda gli esami di Stato terminali delle superiori. La situazione è più grave di quella che è stata delineata, perché con la riforma del 97 degli esami di Stato c'erano 7 prove possibili al primo scritto. Di queste 7 prove, certo c'era il tema, ma non c'era soltanto il tema, c'era una seconda prova di storia, cioè su 7 prove 2 erano di storia, il tema e poi il saggio breve o articolo di argomento storico lineetta politico. È verissimo che pochi sceglievano di svolgere queste prove,
ma siccome non siamo in una logica di mercato, forse vale la pena andare a vedere come erano i tipi di prove proposte e quali erano i problemi nascosti. Allora, il Ministero ha fatto molti tentativi per favorire lo studio della storia del Novecento dall'inizio alla fine, ricorrendo però a dei metodi un po' pesanti. Faccio un esempio solo. Un anno, una di queste prove chiedeva di trattare la storia di due dei BRICS. Allora, credo che se qualche studente ha affrontato questa prova, era uno che aveva interessi personali fortissimi, probabilmente viveva a Bologna perché abbiamo la fortuna di avere il Cabral che fa un sacco di cose sulla storia degli altri e sulla storia mondiale, oppure era di Trento dove anche fanno moltissime altre cose. Gli altri poveretti qualche problema lo avevano. Ma come mai pochi studenti trattavano una delle due prove di storia? Qual è il problema? Ho letto molti articoli sui giornali di alcuni personaggi noti che attaccavano i cosiddetti programmi, programmi che non ci sono più, ci sono indicazioni per i curriculi, i quali poveretti non sono tanto quelli i colpevoli, perché da 20 anni a questa parte è sempre previsto lo studio di tutta la storia del Novecento. Casomai il problema sarebbe oggi di chiedersi se basta tutta la storia del Novecento oppure se nel 2018 non sia il caso di pensare anche a un approfondimento degli ultimi 20 anni e della contemporaneità. Quindi i programmi andrebbero, o programmi o curriculi andrebbero sicuramente aggiornati, sicuramente andrebbe rifatta una periodizzazione, e questo è un problema. Secondo problema è il fatto che manca una analisi dettagliata di ciò che effettivamente si fa nelle scuole nell'ultimo anno di scuola superiore. Io quando operavo in un istituto di ricerca regionale ho fatto un'indagine nell'anno di grazia 94-95 e mi sono letta in questa ricerca tutti i programmi presentati agli esami di Stato di tutte le scuole superiori regionali, pubbliche e private. E stavo analizzando la situazione dell'Emilia-Romagna, che sicuramente è una situazione più agevole, più feconda, più vivace, più moderna, insomma, molto migliore di altre situazioni. Ebbene, in quell'anno di grazia ho ancora i risultati di questa ricerca, la stragrande maggioranza di scuole arrivava a trattare la storia del Novecento solo fino alla Seconda Guerra Mondiale. Dai pianti e dalle osservazioni che fanno gli insegnanti che sono parte delle commissioni d'esame, c'è fondato motivo di ritenere che la situazione rispetto 20 anni fa non sia del tutto cambiata. Allora, noi abbiamo adesso una nuova modalità di prima prova scritta agli esami di Stato, in cui non solo scompare il tema di storia, ma scompare anche il saggio articolo di argomento storico-politico, che prima c'erano sempre immancabilmente. Ora mi si dirà che stanno attuando esattamente ciò che era previsto già nella legge 107, la cosiddetta buona scuola. Però rispetto a quella si poteva correggere. Allora, adesso non so come lavoreranno le persone che sigleranno e predisporranno queste prove da proporre agli studenti,
rimane il fatto che noi potremmo anche avere la prima prova che non dà nessuna possibilità di trattare la storia. Ma c'è ancora qualcosa di più, perché la storia era stata messa come doppia presenza obbligatoria in un periodo in cui si attribuiva estremamente una grande importanza sia all'educazione e alla cittadinanza e di conseguenza alla gemella, alla storia. Adesso, dopo le tristi vicende dell'insegnamento di cittadinanza e Costituzione, siamo in presenza di disegni di legge, bisogna vedere come vanno avanti e poi come vengono applicati. C'è qualcosa di più in questi nuovi esami di Stato, perché non c'è soltanto il problema della storia, c'è il problema che di fronte a 7 prove che davano la possibilità agli studenti di ogni ordine e grado di valorizzare le conoscenze acquisite, cioè quelli dello scientifico potevano trattare di argomenti tecnologici e scientifici, quelli dei licei artistici potevano trattare argomenti che riguardavano la storia dell'arte, un'altra grande dimenticanza. In Italia non è prevista una prima prova scritta di italiano in cui si chieda di trattare di arte in un paese che è un museo a cielo aperto che vediamo tutti i santi giorni. Ma non c'è neanche la certezza di dare la possibilità a chi si occupa di fa degli studi di carattere economico, sociale, di carattere scientifico, tecnologico, di avere la garanzia di avere una prova in cui valorizzare il percorso, anche se questa dovrebbe essere la ratio. Allora, credo che sia bene tenere presente che se andiamo ad esaminare i dati forniti dallo stesso Ministero, noi ci accorgiamo che più della metà degli studenti che quest'anno affronteranno gli esami di Stato terminali vengono dagli istituti tecnici e professionali, non vengono dai licei, e che i licei non sono tutti uguali, non sono tutti licei classici o linguistici, ci sono anche dei licei a un forte impatto e una forte struttura di tipo scientifico. Detto questo, lo studio della storia andrebbe sicuramente rivisitato, ma rivisitato a diversi livelli, sia a livello di indicazioni ministeriali, sia a livello di pratiche didattiche, sia a livello di iniziative. Credo che gli strumenti per fare queste cose ci potrebbero essere, e una sollecitazione come quella di questo pomeriggio, in cui si ragiona all'interno di una città che ha tantissime istituzioni culturali che collaborano, possa essere un'indicazione molto buona, molto importante. Ricordiamoci che nelle ultime competenze chiave che l'Europa ha buttato fuori nel maggio scorso, c'è una di queste competenze, è la competenza in materia di cittadinanza. E all'interno di quella sono compresi i riferimenti a delle discipline molto chiare. Si parla, apertis verbis, di storia, oltre che di geografia, diritto e economia, si parla di storia nazionale, di storia europea e di storia mondiale. Quindi questa Europa un po' buona, un po' cattiva, qualche indicazione interessante ce la dà, e potrebbe ispirare un po' meglio chi legge la normativa, chi scrive la normativa a livello nazionale. Un'ultima cosa, io parlo di normativa, in realtà le regole sul primo scritto agli esami di Stato non è scritta in una circolare come è scritta, non è neanche contenuta totalmente in un decreto, è contenuta in una cosa che tecnicamente si chiama nota ministeriale protocollata. Scusate la capziosità, ma la declinazione della normativa è importante. Allora, come ci ha insegnato Gherardo Colombo, nella legislazione la forma è anche sostanza.
E su questo qualche riflessione va fatta. Grazie. Sono le 7 e dobbiamo lasciare questo spazio civico nel quale ci siamo esercitati in riflessioni che qui hanno inizio, che dovranno essere portate avanti e trovare poi una realizzazione pratica, perché ne va della qualità della nostra civile convivenza. Ringraziamo ancora il sindaco, tutti coloro che sono intervenuti. Buona serata a tutti. Buona serata. Perché stanno filmando. Allora...